Ciao, sono a casa di Barbara Cecconi. Girati Barbara. Ciao. Ciao. Stiamo facendo i tutorial sulla glassa a specchio e sbagliando si impara. Abbiamo imparato tantissime cose, ve le voglio già dire adesso, anche se poi ci sarà il tutorial su YouTube e sul blog. Allora, cominciamo. Quando si fa una glassa a specchio, bella come questa qua, perché come vedete è venuta benissimo, dovete tenere a mente che non volete invece queste cose qua. Cos'è successo qua? È successo che non abbiamo usato la sacca poche per mettere il semifreddo dentro lo stampo, ma l'abbiamo messo con una spatola. Quindi non abbiamo pareggiato bene quanto avremmo potuto, non ci siamo accorte che avevamo degli spazi lungo i bordi che non erano stati riempiti. E per quanto si sbatta il semifreddo sul banco, che è una cosa che bisogna sempre fare con i budini, eccetera, non è andata a posto. La bavarese è stata congelata, come bisogna fare sempre prima di mettere una glassa a specchio, ma il risultato comunque è questo. Secondo errore da non ripetere, il pan di Spagna. Il disco del pan di Spagna, come vedete, è della stessa dimensione della bavarese. E invece non andava fatto, ci siamo dimenticate che in effetti quello che bisogna fare è questo, ovvero, scusate le dita, bisogna avere il disco di pan di Spagna più piccolo dello stampo, quindi mettiamo il disco di pan di Spagna col sac à poche, circondiamo la torta con la bavarese e poi continuiamo sempre a mettere la crema. In questa maniera intorno non vedremo il pan di Spagna che una volta che si bagna con la glassa fa questo effetto qui, che è tutto buono, però non è tanto bello. Quindi molto bene sopra e sui lati. Non ripetete i nostri errori.